No, che noi. Sai che mi ha detto uno? Mi ha telefonato uno, mi ha detto, ma perché tu non fai mai la promozione dei tuoi libri? Sì. E allora adesso. Ma lei leggi, no, leggi te. Ma no, io non lo leggo. Senti? Non me la sento, dai, leggilo tu. Non me la sento, no. Una raccolta necessaria, cioè lui dice, quello che sto leggendo adesso l'ha scritto lui. Esso io. E quindi sono sue parole, sue pensieri. Una raccolta necessaria. La premessa necessaria non può che essere la definizione a suo tempo elaborata dal più importante cultore del diritto degli ultimi secoli, o meglio dopo Machiavelli, Carl Schmitt. Atto politico essenziale è l'identificazione del nemico, come dice anche... E tanti altri. Oscar Wilde. Tiene. No, in cinese, il libro cinese. Ah beh... Il libro cinese. Non so... Il libro cinese quello della guerra. Sun Tzu. Ah, Sun Tzu. Chiunque può capire che la definizione non è equivocabile e stabilisce alcuni punti essenziali. Se sbagli l'identificazione del nemico, fai un errore e perdi. Se perdi in guerra, si perde in guerra, si perde negli affari, si perde la faccia e spesso anche il lato B. Lo dico per coloro che frequentano il clero. Nel caso del clero, poi, e non lo scrivo per allungare il brodo, la menzogna istituzionale per cui si traveste costituisce proprio l'elemento fuorviante che disorienta il giovinetto ignaro. L'esempio è calzante, perché il clima di falsità paciosa e benevole nel quale siamo immersi dalla fine del secondo conflitto mondiale, dalla conclusione del Concilio Vaticano II e dopo la caduta del muro di Berlino, che ha provocato la nascita del cattocomunismo, è costituito da una sorta di endovena permanente di psicofarmaco ipnotico di cui ci parlava anche Solzhenitsyn. Il sapore pervadente della società italiana appare chiaro dall'atteggiamento della magistratura, meglio mafistratura, la quale non risponde alle nostre denunce o, se risponde, lo fa per comunicarci che vuole conciliare. È chiaro che per chiunque che il sonno del magistrato, o meglio mafistrato, è proprio sonno della ragione, perché la ragione non entra in sonno, come si dice dei massoni che, non avendo trovato qualche convenienza nell'adesione alla grande matrigna, non frequentano più riti stranunati e convegni alienanti, ma quando si è presa di un eccesso di ira, anzi, in quei casi l'ira funesta identifica solo il nemico reale, come ci canta Omero il Verace, quando ci riferisce che Achille se l'era presa con Agamennone perché questo gli aveva fregato la femmina. Chiavato la femmina, diciamo. No, gli aveva pure fregata. Questo si è incazzato. Direi. No, ti fregano la femmina, questo si incazza, ci hanno fatto il più grande poema, no? Dell'umanità. E quello. Ma giustamente si è incazzato. Vabbè. Allora. L'importanza della femmina. E che diamine, vecchio porco, credi di essere Berlusconi? Questo è scritto te. Quindi la coltre di sonno diffusa da un morfeo molto ben identificabile attutisce, affievolisce, induce ad un riposo ristoratore le residuali energie degli italici, i quali accettano 1. Che le cause civili abbiano una durata di oltre 10 anni, 2. Che la causa si completino con errori madornali di giudizio, circa il 15% dei procedimenti devono essere rifatti, sì, perché alla fine si riconosce l'errore. Che è stato fatto. Solo il 15%. No, quelli che se ne accorgono. Quelli che se ne accorgono. Hai capito? Gli altri passano. Che le cause si completino con madornali errori di giudizio, che spesso chi ha ragione perde e il giudice non gli concede, come è accaduto anche a me, di prendere quanto dovutomi, come stabilito dal penedito del tribunale, perché quella cifra che non potevo conoscere in anticipo non l'avevo richiesta. La logica mafistratiana, certo. Mafistrale. Per non parlare delle cause penali per le quali gli esempi si sprecano, a noi però bastano 3 eventi essenziali. Il caso Enzo Tortora, che si è salvato soltanto grazie alla elezione europea nel Partito Radicale, per poi morire per un cancro chiaramente psicosomatico. Il caso del sangue infetto, con 1000 morti e 12.000 infetti,
per il quale dopo circa 20 anni ancora oggi stiamo aspettando la sentenza. Il caso Cronassial, esempio concreto e paradossale di corruzione al Ministero della Salute con decine di morti sospette per una sindrome quale quella di Guillain-Barré, che è un dato riconosciuto universalmente essere causata proprio dalla Cronassial o similari, con l'addentellato di un premio Nobel affibbiato ad una nota ricercatrice veggente, direi. Sì, io veggente, una veggente, veggente, anche veggente lontano, vedeva sempre lontano, l'ho conosciuta in e passa ad essere una gran donna, fortunatamente, e non sanno chi è deceduta, fortunatamente anche lei è deceduta, sì, appunto, ultracentenaria, ma è deceduta perché pigliava quel prodotto, no? Per non parlare delle cause penali, nota ricercatrice. Da aggiungere che la universalmente nota corruzione al Ministero della Salute, ben conosciuta dagli italiani, ha sollevato un salutare sospetto in moltissimi cittadini con figli piccoli, i quali hanno assecondato con ben 7 denunce contro Laurentin, i quali hanno fiutato il marcio con decreto Laurentin, dando inizio alla rivolta popolare che noi abbiamo assecondato con ben 7 denunce contro Laurentin stessa. Il fatto che poi queste denunce non abbiano avuto un seguito non significa un granché, stante il fatto che noi, io e Orazio, non abbiamo avuto alcuna controdenuncia né da parte della interessata e men che meno da parte del corteo di funzionari ministeriali e di enti corollari che noi chiamiamo Corte dei Miracoli. Miracoli economici, ovviamente, da qualcosa ci dimostra che abbiamo ragione. Questa premessa per spiegare il significato morale. Alza un po' la voce. Eh? Alza un po' la voce, non si sente. Questa premessa per spiegare il significato morale di una battaglia che per il momento, ma in attesa dei momenti più felici, si è svolta prevalentemente con denunce tutte concretamente realistiche. Infatti, in questo contesto, la lotta politica non si riduce a snervanti discussioni nel parolaio nazionale o locale, con conclusioni scandalistiche che in questo clima di amoralità fanno sorridere il pubblico casualmente informato con un ghigno di ilarità rassegnata. Infatti, nel caso del reato riportato in questione del parolaio nazionale, tutto si riduce ad invettive calibrate su eventuali vantaggi, per lo più economici, ottenibili dal ricatto implicito. Ricatto che si risolve per lo più all'interno della casta politica, spesso fiancheggiata da quella giudiziaria e da quella clericale. È qui chiaro che la giustizia non c'è, di giustizia non c'è la minima traccia. Basti pensare alle vicende giudiziarie di Berlusconi, il quale ne è sempre uscito anche per il rotto da cuffia, ma che sono costate al popolo italiano cifre sbalorditive di pratiche, sedute, dibattiti giudiziari. E pare che ci siano risparmiati le sedute spiritiche che invece riguardarono noti esponenti di gatto comunisti ancora sulla cresta dell'onda. In conclusione, a prescindere dal valore da dare alla parola giustizia, esiste anche una legge che è un accordo a priori sulla lealtà di giocolieri, giocatori e concorrenti. Se il politico viola questa legge, questa convenzione col popolo che pretende di rappresentare, egli dimostra la slealtà verso gli avversari e verso il popolo. Ne consegue che l'atto politico per eccellenza riservato al cittadino non vuole essere rispettato come cittadino ma come uomo, meglio come civis, è il ricorso costante alla legge. Lo scopo delle nostre denunce quindi è duplice: da una parte si evidenzia la disonestà e illegittimità della persistenza al governo degli italiani di una casta politico-giudiziaria e sacerdotale, dall'altra la funzionalità di questo paese, potere giudiziario di stampo chiaramente mafioso nel coprire e nel rimandare, nel rinviare, nel non riconoscere, nel far finta di niente, nel trovare giustificazione della propria indolenza. In quest'ultimo caso è necessario aggiungere che l'inquinamento è iniziato nel 1943 quando mafia legata alla DC e PC hanno infiltrato loro uomini all'interno della magistratura ancora del poco Regno del Sud. A tutt'oggi, come si può constatare dall'altalena fra partecipazione giudiziaria e politica di tanti presunti magistrati mafistrati,
i quali si dimostrano inequivocabilmente durante l'impegno politico, per lo più per incarichi politici preassicurati da tempo, e sto pensando a tanti imprenditori d'assalto diventati parlamentari del PCI, i più inclini a non rispettare le leggi. Il primo passo verso la virilità, responsabilità e responsabilità devono passare attraverso la più severa applicazione della legge, anche se ingiusta, però è solo in questo caso si può chiedere che una legge ingiusta venga modificata. Omissis, ogni felicità o amici è nella lotta, Friedrich Nietzsche, è firmato Giorgio Vitali. Il libro, eccolo qui, ricco di disegni e di foto, immagini, foto porno, rappresentazioni, battute, didascalie, scenografie, ricette, bandiere, moduli, iconografie, offerto alla modica cifra di biografia, composto di 220 pagine circa, esattamente 225, questo sono io. È lui. Anche sì, se, sì, è proprio lui. Anche se sembra sembro Voltaire qua. Sì, sempre Giordano Primo, Bruno, prima di essere bruciato. Ah, sì, anche. Beh, questo è offerto a 22,50 euro più 5 euro eventualmente di spese postali per la raccomandata, come pacco raccomandato. Vi ringrazio, per chi volesse avrà la mia eterna riconoscenza, visto che anch'io devo campare, tengo famiglia, come dicono a Napoli. A Napoli, pure il Vaticano dicono tengono famiglia. Sì, certo, ce l'hanno tutti la famiglia. Anche quelli che fanno militari, sì. Quelli che fanno i preti militari, sì, sì. Come si chiama? Non mi viene la parola, c'hanno un nome preciso. Sì. Vabbè, insomma, il libro è questo. Se lo comprate mi fate la cortesia, grazie, ma soprattutto fate la cortesia a voi, perché qui ci ha raccontato più o meno quello che abbiamo detto questa seduta qui e tutte le altre cose. È un abbecedario. Qui c'è scritto che cosa fanno le banche, porcate che fanno le banche. Sì. Dall'A alla Z. Ma non a voi ovviamente, le vostre banche no, sono onestissime. Va bene, sempre so longa. Pace bene. Laudetur Priapus.